c'è la sua Opel Kadett. Andati alla grande. Occhio. Occhio. Il verso il 7-11. Alla grande adesso in quarta posizione. E quanta battaglia! Quanta battaglia! Tanto ne è uscito benissimo Cross con il 600 in seconda posizione, con 6,70 Fassler che viene a Bada Jensen, che lì che caspita e passa Jensen approfittando di un salto sbagliato e di un problema. Fassler con un problema viene sfilato un po' da tutti. Fassler in problematica. Hilbert ancora lui! Probabilmente uscito, non è importante, è in fondo al rettilineo, fermo, sventolare, quindi sicuramente è, cioè all'inizio del rettilineo, scusa, appunto, che da questa posizione non è visibile. Hilbert continua con un martello la sua opera. Qualche bel segno sulla fiancata destra dell'anteriore di Jensing, che fa notare che non è proprio entrato in amicizia totale con Krom, che riparte Hilbert. Dinamiche Jensen, anzi Jensen, Jensen invece è lui. Quattro, 4 secondi e 3 di stacco che Hilbert ha infilato a Jensen. Poi Vettel con 6,10, Wiggett 6,96, il numero 600 Krop che è ritornato in pista dopo aver partito la porta di Jensen. Sotto 10 a giro da Hilbert, quindi siamo già in vista di Cross, si è ripreso, ma purtroppo non è in grado di recuperare più tanto, si è recuperato una posizione del quinto, era secondo. Hilbert anche qua, dominio. Si presenta nello stesso modo, Jensen veramente scatenato, bellissimo da vedere in seconda posizione. Don
già magari un cultore della guida pulita, estetica, delle traiettorie migliori, eccetera, eccetera, ma uno che punta dentro la macchina alla brutta, sa che davanti c'è poco niente da fare con l'Irpas e quindi cerca di sfruttare ogni minimo appiglio. Esattamente, sembra che sia partito, ma facciamo finta di sì, guardiamo i primi tre, il terzo può esserci chi vuole alle sue spalle, lui tanto va via, lascia soltanto leggere la targa se ci fosse ai suoi avversari. Ad ogni appoggio di curva sulla sinistra l'avventura va via e entra in testa coda, quindi insomma poi un buon chasing è completamente impazzito in un colpo solo, l'avventura sicuramente ha delle problematiche, not indifferent, come cerca di accelerare su quel lato perde l'avventura vettura quasi inguidabile, nell'ultimo periodo unico sotto 50 Hilbert che sta tentando il bello il cattivo tempo, va a finire, va a finire. No vabbè, è passato un maggiore, una monotonia già scritta e riscritta, ha sbagliato totalmente la curva 4 e a questo punto Passer proverà negli ultimi tre giri, ma il fai testa coda, c'è qualcosa di strano, degli errori di tenuta in appoggio in curva e che hanno difficoltà incredibile. A questo punto Kessig addirittura è fermo dopo la curva 4 poco prima del secondo salto, quindi tutta rivoluzionata la classifica, questa è stata la classe fino adesso meno garantita in assoluto, questo ha fatto altre marce perché ha voluto, qua la stessa cosa l'aveva fatta per tutte le marce di qualifica, adesso in realtà spesso ha visto di distacco e non è garantito che la vettura tenga come lui era abituato, andiamo a vederlo, senti adesso l'impostazione la porta a casa, però alla sua bella difficoltà addirittura per superare Winchester. Sembra proprio un fulmine di guerra, ultimo giro, questa volta Fassler ha veramente la vittoria lì davanti a me. Dietro a lui c'è Friedrich, seconda posizione, addirittura in terza forza.
stato solo 4,99, dico addirittura, perché fino adesso avevamo visto veramente poco da Borgo a livello di grandi prestazioni. Poi Hilbert, che ha dei rumori molesti. Manca, perde terreno. James League è già finito, ma questa volta è fatta.